Cari amici del canale dei robotti del giornalista, bentornati a questa nuova pillola del giornalista. Pillola per riuscire a mantenere un contatto e mantenere una vicinanza con tutti voi, anche se le condizioni, il caldo e magari un po' di vacanza sia da parte mia che da parte vostra, non ci permettono di mantenere dei video così lunghi e approfonditi come quelli che di solito caratterizzano questo canale. Per cui ho scelto di fare queste pillole con degli oggetti curiosi che comunque possano mantenere quel senso di vicinanza tra me e voi. Ecco qui, abbiamo una scatola strana, una scatola di Banpresto. Banpresto, voi lo sapete, è quella parte di Bandai, quella divisione di Bandai che si occupa dei gacha prize o dei premi minori o dei premi delle sale giochi o di tutti quegli oggetti anche in vendita, come le bambole, le bamboline, i gachapon e tutte le cose che in Giappone imperversano. Diciamo che non si tratta di prodotti premium, ma che spesso rivelano delle sorprese tali per cui si rivelano addirittura superiori alle loro controparti di Bandai. È il caso di questo esperimento condotto da Banpresto creando una linea che si chiama Goukai. Questa parola, Goukai, io sono andato a cercarmela in giapponese e ha due, come posso dire, traduzioni. Una è la parola bellezza e la seconda è la parola dinamismo. Ecco che è una sintesi di bellezza e dinamismo con delle scelte assolutamente nuove e originali rispetto a ciò a cui siamo abituati. Vediamo che questo modello è dedicato al nostro iconico e classico RX-78 Gundam, il più famoso tra tutti i Gundam e quello che appartiene di fatto ai ricordi della nostra infanzia. Gundam RX-78 come? Così. Ecco, che cosa vi devo raccontare? Che cosa caratterizza questo Gundam rispetto a tutti gli altri? Allora, vedete benissimo che non si tratta di una figura definita. Si tratta di una figura che sembra essere stata realizzata con del materiale modellabile. Per quelli che hanno una certa età, si potrebbe definire modellata col DAS o col Pongo. Ecco, vedete che il design della statua è estremamente morbido. Vedete addirittura nei particolari, adesso andrò ad avvicinarmi cercando di mantenere il più possibile la definizione alzata, alta, ecco, vedete come determinate parti sembrino addirittura scolpite, intagliate nel pongo con dei contorni assolutamente irregolari. Questa caratteristica unica di questa serie Goukai ha permesso a queste statue un dinamismo e un senso di movimento che nessun tipo di modello potrà avere, semplicemente perché il modello ha come limite quello della realizzazione tecnica, quindi di articolazioni e di materiali che non permettono una posabilità di questo tipo. Ecco che, proviamo a girarlo, ecco che vedete come la torsione del busto e questa sensazione di forza, questa proiezione all'attacco di questo Gundam sia assolutamente unica. Vedete anche i colori, come sono sporchi, come sono assolutamente dinamici, cioè mossi, non sembrano appartenere a un robot come conosciamo essere Gundam. Ecco, la linea Gukai vanta differenti soggetti nella sua line-up, ma questo è l'unico robot insieme al suo eterno rivale, che merita di essere visto e valutato con la stessa metrica. Vedete questo Zaku?
vedete questo zacco verde di questo materiale che è stato scolpito in questo materiale morbido con tutte queste incisioni, queste sporcature, che ha permesso di donare a questo oggetto una vita, una sensazione di movimento, una sensazione in questo caso di sofferenza, perché se noi mettiamo le due figure insieme, laddove abbiamo un Gundam all'attacco con la sua spada laser accesa e questo Zaku piegato su se stesso sulle ginocchia, che con una mano aperta è pronto a ricevere questo colpo mortale che ne decreterà la fine. Ecco, questi due oggetti insieme sono un piccolo capolavoro. Non si tratta di, per una volta, oggetti costosi, ma si tratta di modelli che hanno un costo di al massimo 25 euro l'uno, per cui io vi consiglio, nel caso li possiate ancora trovare, di acquistarli assolutamente nel caso abbiate qualche velleità artistica, perché vi assicuro non vi è nulla di simile a questi due piccoli modelli, diciamo a queste due piccole statue nel panorama del collezionismo robotico. Si tratta di due oggetti assolutamente unici. E sono proprio belli, sono proprio belli. Io ho tentato in ogni modo di risalire all'autore di questi sculpt, ma purtroppo non ci sono riuscito, perché forse Manpresto non ha mai pubblicato il nome dell'autore, o forse non vi è un singolo autore di questa linea. Sta di fatto che comunque l'oggetto è consigliabile. Bene, un'altra piccola pillola dei robotti del giornalista. Un grosso augurio per una buona estate e arrivederci a settimana prossima con un nuovo piccolo video. Ciao a tutti!